Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Chicca e do un caloroso benvenuto ai nuovi iscritti. Oggi, come avete letto dal titolo, voglio farvi la recensione sulla resina Shein. Se tante volte avete dei dubbi, almeno per quanto riguarda questa tipologia di resina, perché poi ne trovate altre tipologie, questa è con rapporto 1 a 1. Se avete dei dubbi, spero di potervi dare una mano. Allora, io mi trovo sul piano di lavoro, quindi chiedo scusa se sentite tanti rumori anche nel sottofondo, ma io sto vicino alla finestra, stanno facendo dei lavori e non mi posso spostare da questo piano di lavoro perché appunto qui in mano la resina. Che il beccuccio della bottiglia nelle ultime creazioni che ho fatto mentre giravo il tappo è venuto via proprio il beccuccio e quindi adesso ce l'ho dentro a questa busta cercando di non farla cadere. Non vedo l'ora che finisca questa resina perché sembra che sia interminabile e da questo potete capire che la mia esperienza con la resina Shein non è stata una bellissima esperienza. Se avete visto i video precedenti in cui io ho fatto degli scopriamo insieme, ho fatto anche delle creazioni con questa resina, avete già visto qualcosa che non andava e che non va. Davvero, sono stata assente, però se non avete visto gli shorts, ho tenuto compagnia attraverso degli shorts. Sono un po' assente perché sto studiando su un testo di circa 1300-1350 pagine e il cui risultato di questo testo deve essere portato a termine entro novembre. E niente, io oggi vi parlo della resina Shein, ma al tempo stesso vi faccio vedere delle creazioni e vi parlerò di quello che secondo me non va in questa resina, o magari questa resina a me sì, sarà capitata sbagliata. Non lo so, se qualcuno di voi l'ha acquistata e invece si è trovato bene, me lo facesse sapere. Riguarda il costo della resina di Shein, questo tipo qui non è che costava poco, cioè io non sono andata al risparmio, però mi è capitata l'occasione che avendo i punti, essendo un livello alto, mi veniva a costare meno, molto meno rispetto a quello che era il prezzo di listino. È ovvio che io vi dico la mia, ma certo non è la verità assoluta, nel senso che può darsi che a me è capitato un prodotto difettato e c'è chi invece si è trovato benissimo. Negli precedenti video vi avevo fatto vedere che la resina non si solidificava, cioè io la levavo dagli stampi e dopo 24 ore, 32 ore rimaneva morbida come se fosse di gomma. Ho pensato al caldo, ma il caldo non, anzi, il caldo aiuta perché il caldo aiuta a solidificare la resina, però ho pensato forse erano i colori. È un'altra cosa che mi è dispiaciuta, che in tutte queste creazioni che io ho fatto con questa resina, il 60% delle creazioni è andato perso. Quindi anche soldi e i colori che acquistai su Amazon per fare i colori matti. Io adesso vi faccio vedere le creazioni dove c'è la resina utilizzata da sola, senza colore e ha un'ottima resa, cioè senza colore solidifica, anche senza glitter grandi. E vi faccio vedere. Ora, le ultime creazioni che io ho fatto appartengono alla linea Love Is, questa qui. Questo è un pop socket, come vedete è bianco, adesso ve lo faccio vedere meglio. Bianco, c'ha soltanto dei glitter leggeri e nient'altro. È tutta trasparente. Ho fatto una base leggermente bianca, ho messo pochissimo bianco ed è dura, solidificata. Ok? Poi ho fatto anche questi ciondoli
questi qui. Voglio levare la resina così fa più luce. Allora, questo qui doveva essere un giallo, ma io ho fatto caso che i colori all'interno di questa resina non prendono proprio, non prendono. Se io ne metto tanto, il colore tende a far rimanere liquida la resina, perché è ovvio, più colore mette, si sa che la resina non solidifica se mettiamo troppo colore, ma anche mettendone 2 o 3 gocce, io adesso non mi ricordo quante ne ho messe. Niente, non c'è verso, questo doveva essere giallo. E invece no. Poi ho fatto anche un'altra reazione, feci uno shaker che era giallo, non so se io ve l'ho fatto vedere, però è rimasto morbido. E queste sono, però queste qua sono solidificate. È ovvio che laddove le creazioni mi sono uscite bene, io a chi me le chiede comunque le do. Ma quelle che non mi sono uscite bene, le lascio, come vedrete, la resina da sola, senza nulla, anche se vi faccio sentire, ho fatto questa perla per Halloween con all'interno un teschio ed è solidificata in pochissimo tempo. Trasparente, io con questo e con questo pipistrello farò appunto un paio di orecchini per Halloween. Poi ho fatto un sotto tazza, sotto bicchiere, ed eccolo qui, con i colori, quelli che vi dicevo che ho acquistato su Amazon, che sono bellissimi. Ho fatto una prova e vi dirò, non è male. Certo, se si fossero allargati un po' di più sarebbe stato più bello. Ed è anche questo lato, è molto bello, è duro. Si è solidificato perché qui non ho usato il colore mischiato alla resina, ma l'ho soltanto buttato così. E anche questo è uscito duro, solido. Ma adesso vi faccio vedere l'ultima creazione che ho fatto anche lo shorts, che toglievo dallo stampo. Questo porta quello che ti pare. Porta rossetti, porta pennelli, è uscito bellissimo, mi piace, l'ho fatto per me, proprio perché sto cercando di terminare questa resina, perché dopo questa resina tornerò a quelle che ho sempre acquistato. Che dire, anche se è trasparente, anzi no, qua io ho messo un colore, non di quelli comprati su Amazon, ho messo questi glitter che vedete, ma vi faccio vedere, dura, ma guardate ai lati, vedete? Cioè non solidifica in certi punti con i colori, la resina non solidifica. Poi ecco, ho fatto così, ho messo dei fiori. Qui io avevo messo due colori diversi, avevo messo il viola e il glicine. Niente, non ha preso, guardate. È un bianco molto trasparente e non si vede la differenza tra i due colori. Però sotto è duro. Mentre sopra, dove io ho messo questo colore con questa tipologia di glitter, è rimasto morbido. Ripeto, è per me, non è in vendita, ok, però è stato veramente un epic fail. Non indifferente, io vi posso dare due recensioni distinte, nel senso che se volete usare la resina soltanto trasparente, senza aggiunta di colori, senza aggiunta di nulla, allora ve la consiglio, ma col senno di poi. Oltre a dirvi quello che vi sto dicendo, non vado oltre. Per fare creazioni in resina trasparenti va bene. Devono essere trasparenti, che debbono avere, possono avere questi glitter, non so se si riesce a vedere, ecco, questi glitter molto leggeri. Altrimenti, se già andiamo su questo glitter qui e i colori, non prende. Questa è un'altra cosa che ho notato di questa resina, che i colori proprio non prendono. Cioè, dovrebbero essere colori matte. Questo dovrebbe essere giallo.
Ma non è assolutamente giallo, è un avorio, un bianco sporco. E se vi ricordate, nei precedenti video avevate visto come il bianco che io, il classico bianco che adesso non mi ricordo che marca è, utilizzandolo nella resina di Shein era diventato beige. Se volete comprare questa resina, fate voi. Io ho concluso la mia esperienza con la resina di Shein. Mi è successo l'ultima volta che la resina ha catalizzato in pochissimo tempo e ho perso tanto così di resina. E qua dice che ci sono anche 40 minuti per poterla lavorare, ma invece no. Io penso di avervi detto tutto. Se nel caso ho dimenticato qualcosa, lasciatemi i commenti, lasciatemi le domande e cercherò, se è possibile, di rispondervi. Non in maniera tecnica, perché io non è che sia una tecnica di questi prodotti, però sicuramente per chi come me lavora la resina da ormai di oltre 10 anni si rende conto che c'è qualcosa che non va proprio all'interno della composizione della resina. Però se vi devo dire cosa nello specifico non saprei dirvelo. Chiedo ancora scusa per l'assenza, sto studiando, quindi ancora sarò un po' latitante. Ma cercherò di portare nuovi video sul canale. Avevo detto che qualcosa cambiava a livello proprio di canale, sigle e quant'altro, ma non ho il tempo per poter apportare modifiche. Ma appena passa questo periodo un po' impegnato a livello mentale, vi prometto che cercherò di portarvi delle novità. Va bene? Allora io vi ringrazio per la visione. Fatemi sapere quale creazione vi piace nel possibile di questa resina. E ci vediamo al prossimo video. A presto. Ciao ciao.